Amore, primavera però, andiamo ad asparagi? Andiamo ad asparagi, amore? No? Vabbè, dormi. Cestino alla mano, sono pronta, andiamo ad asparagi. Salve a tutti e benvenuti nel mio canale Sentieri del Gusto. Io sono Lucia e oggi mi trovo in un posto particolare, in un posto a me caro. Allora, sono prima di tutto con il mio panadiedo, si chiama il mio cesto, dove raccolgo funghi, morre, frutti di bosco, in questo caso asparagi perché sono alla ricerca di asparagi. E mi trovo, vi dicevo, in campagna, la campagna di mio papà, il frutteto di mio papà, che è bellissimo. Così vi racconto un po' del frutteto della mia infanzia. Praticamente abbiamo passato qui tutte le più belle Pasquette. Chi mi sta fermando è mio fratello, conferma. Sì, ciao. Abbiamo passato delle bellissime Pasquette, giornate d'estate, roba che noi non volevamo venire, però poi quando stavamo già non ce ne volevamo più andare, vero? Sì, perché è bellissimo. In pratica, ho voluto cominciare con questo. Ho voluto veramente, l'ho fatto proprio apposta, cominciare con dietro quest'albero, l'albero delle foglie d'alloro. Questa è una pianta di foglie d'alloro. Il microfono, vabbè, sì, ok, lo tengo così, ma lo devo tenere, raga, perché se no non sentite la mia voce, il vento lo copre, c'è un po' di vento. E in pratica quest'albero era piccolissimo così. Così era piccolo quando ero piccola io, e ora invece è diventato gigantesco. Vederlo mi dà veramente emozione, mi fa veramente gioia. E con quest'albero, proprio con questa pianta che ho cominciato a fare le mie prime creazioni, i miei primi sughi, le mie prime invenzioni in cucina. Infatti c'è pure una ricetta dove ho voluto parlare un po' della storia di questa pianta e soprattutto dei romani, della cucina romana. Allora, descriviamo un po' il posto bellissimo. Allora, in pratica, se ti giri qui c'è un albero di olivo, e sono tutti alberi secolari questi, sono tutti alberi, cioè, antichi, vecchi. Praticamente questo qua mi ricorda il fatto di la prima volta che io presi la patente, presi subito la macchina, io girai. Prima vittima. Sì, era la mia prima vittima, sì. Praticamente ho girato verso, questo muretto, sto coso. Prima non c'era, praticamente mi sono andata a schiantare quest'albero. Cioè, mio papà, non perché mi rovinassi la macchina, ma cadere mi rovinavo l'albero, avevo fatto quel piccolo recinzione con le pietre. Bellissime. E questo è tutto il frutteto di papà, che tra un po' praticamente comincerà a seminare. A piantare, sì, scusami, a piantare i frutti tipo pomodori, cioè, non so, Questo peperoncini è pure papà. fa, eh? Questo è mio papà che lavora nei campi. Allora, praticamente mi ha detto: questo è un albero di pesco, questo qua sta da sempre, è bellissimo l'albero di pesco. Aspettate fino a luglio. Sì, ah sì, devo aspettare fino a luglio che ci sono. Infatti a luglio ci vediamo, così raccogliamo insieme le pere, raga. Facciamo dei video diversi. Questo invece è un albero di pera. Ah, mandorla. Sì. No, aveva detto pera, papà. Mandorla, pera, quella sta di dietro. Papà! Papà, vieni! Papà! Eia. Papà! Non ci sente, papà. Mi si sta vicino. Papà! No, papà, senti, questo qua è l'albero di pera o di mandorla? Non senti, papà. Non ci senti da Ok, vicino. l'Amplifon, la dobbiamo sponsorizzare l'Amplifon un giorno, raga. Non sono arrivata, non sono famosa fino a essere. Una domanda, quell'albero è di pera? Quell'albero è di pera? Ecco, Visto? No, vicino, hai visto? questo Ecco l'altro di limone. è di limali! Quanto siamo ignoranti! Ok, e siamo Di contadini, siamo andati in campagna, raga. Ok, beh, l'altra figliata dell'oro lo sei. sì, è secolare il nostro. Questo qua è l'albero di fico, che è antichissimo. Invece È sono pure di secolare. buina. Li Ok, tengo pure a casa, li tengo. A casa sì. ciao amore. Ok, poi dietro a quelli Ma della ogni pesca. tanto pure me le mangio.
Ma a casa? Ma non c'è un mezzanile che devo vado a riposare. Ah, quelli seccati, quelli là, li maritate. Le fichi maritate, ecco, da questo albero arrivano, che papà me le porta, io me li... Rubocaccio, hai fatto scendere le noci marine. Io già li ho finiti, papà, dalla Befana. Dalla Befana me sono finiti, perché è la caramella mia del Natale. No, la veramente... No, no. Sono buona, ma c'è pure una. Mamma, speriamo stanno, va? Speriamo, mi raccomando, cresci rigogliosa. Mi raccomando. Guarda quanto è bello il germoglio. No, ti prego, dai, non bestemmiare, c'è cosa. Così lo vede la mamma. Sì, sì, lo vediamo la mamma, così lo vede la mamma. Sì, lo columbo. Lo columbo è pure la figa, la più grande. La varietà più grande. Allora, facciamo vedere la... Il cammino dove si faceva la salsa. Noi qua facevamo la salsa di pomodoro, salsa in casa. Peccato, sì, perché ormai siamo diventati vecchi. Noi abbiamo una vita pure. Non possiamo stare sempre qua. Però da piccolini praticamente era la nostra casa, la seconda casa. Allora, è questa il pane. Sì. E poi c'era la torretta dove papà praticamente deposita. Si vede, ecco qua. Poi c'è la torretta dove papà deposita tutti gli attrezzi agricoli, praticamente lo so, però ci sono, perché me ne va anche troppo del genere, vabbè. Poi, qui c'è un recinto, no, l'ho tolto papà, c'era un recinto di uva, raga, così vi facevo vedere, a me, a parte che lo vedete, l'ha tolto, dai, sì, peccato, vabbè, comunque, qua, sempre sì, facciamo il tour, si faccio vedere il pozzo di acqua piovana di papà, sta pure aperto, c'è bello, dai, sta aperto, aspettate raga, allora, lo faccio vedere, questo è il pozzo di acqua piovana, mo, si vedrà l'eco, si sentirà l'eco, ecco, questa è tutta acqua piovana, è acqua che si beve? Ma quanto sei, me le butta mio fratello, Mo papà sta annaffiando tutto. Se non entriamo non vediamo le... Sì, che bellissimo. Ok, allora qua, dall'interno, facciamo una panoramica dell'interno dell'albero della pesca. Quello della pera e quella del limone. La pala di fichi d'India, raga, ve la ricordate? Aspetta che qui dobbiamo troviamo gli asparagi. Ecco. Impariamo. Manca un limone, deve crescere ancora. Papà, deve crescere ancora il limone. Ecco, qui su queste zone si dovrebbero trovare gli asparagi, che non troviamo. Cioè, praticamente sono in mezzo a delle pietre, a delle cose, a delle radici. Di solito si trovano così, Sì, così. Ok, ho chiamato mio papà per sapere, che è il più esperto, e andiamo a vedere la pianta di asparagi. Qual è? Queste sono le piante, io. Ah, così! Qua. Ho capito, così! Spinosa, pa! È spinosa, sì, però... Quando c'è la sparice non c'è capunce. Ah, ok. Quando c'è capunce. Ho capito. E non si... papà, non si deve togliere tutta la radice, né? Perché se no non cresce l'altra. No, quanto spiezzi. Quanto spiezzi? Ok. Quanto spiezzi, cioè. No, ecco. Se guardi qua l'aggio tagliato io stesso. Io voglio fare. Ah, ok. Guarda il mio... Questo qua, questa cima? Sì, eccolo, quello là, ho capito. Sì, quello. Quello lì l'ha rotto. Ok, quello è. E praticamente, quella è la pianta. Quelle sono le piante, pure a Francavilla sono queste qua. Sì, no, vabbè, lo so, però io vengo qua da te. Vabbè, comunque, ok, ho capito, praticamente, raga, questa qui... Di queste qua sono tra le piante. Ho capito, grazie. Allora, raga, quella lì è la pianta. Questa qui è l'asparagio, che praticamente l'ha fatto già papà. Come devo fare? Guarda quanto me ne ha fatti. Me li ha messi tutti belli ordinati.
me l'ha messi tutti lui. Quanto sono belli, no? Ma risparmiato questa fatica. Sì, ma ha risparmiato sta fatica. Io volevo fare il video, papà, guarda che stamattina vengo, che devo fare il video, devo far vedere la pianta di asparagi. Ha capito Ha male. capito male, papà, fa niente. Vabbè, vi faccio vedere un po' l'orto, di papà, il frutteto di papà, che è bellissimo. Alla ricerca della... Questa è di pera. Qua c'erano le pere perché una volta l'ho rotto e papà si incazzò da morire. Si arrabbiò da morire. Il concetto era quello, capito? Ah, la pianta di rosmarino, ma me ne devo prendere un po'. Non ti conviene, Ah, ci sono i fiori. Sì, è vero, raga. Allora, praticamente la pianta di rosmarino è meglio prenderla quando in pratica non ci sono questi fiori che sembrano come una lavanda, perché sono fiori bellissimi. Però è meglio in estate perché non ci sono praticamente questi fiori, perché non dà odore. Sto pure nocive, può pure far male. non serve a niente. Sì, non serve a niente, ma fa pure male, sincerità. Però sono Quindi. belli davvero. Sì, sono belli da vedere, è Bel vero. colore. Questo è di mandorla. Ah, Guarda bello. quanti fiori, quanto sono belli. Sono bellissimi, raga. I fiori, dei fiori di mandorla. Aspetta che c'è una cosa, che se sono bianchi i fiori sono di mandorla amara, se sono rossi sono di mandorla dolce. Penso, la leggenda dice così, ma non so quale sia la sicurezza, eh. Lì è quella bianca, quella rosa. Lì in fondo c'è quella lì rosa. Questo qua è l'albero più antico. Ah, sì, che è sempre di fichi d'India. Di Sì, è vero. fico, di fico, ma c'è fico d'India che ce l'aveva dietro. Di fico. Questo quando fiorisce fa un'ombra. Sì, è vero, quando fiorisce fa un'ombra. Infatti qua in Sì. estate verremo, cioè a luglio veniamo, farò vedere tutto, 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 tutto normale. Guarda, papà, papà. Perché metti il sale, pa? Allora, questo sta quando c'è lo frutto. Ok. Questa è una cosa di pernida. Sì. Ah, pirnello di pesca, era vero, pirnella, susina, raga, susina. Questa è una prugna La prugna, questa è la lunga, prugna, quella è ok. un'altra prugna a melo. Ah, belle, Questo è qua è praticamente di un una albero, papà ha fatto gli innesti. Gli innesti sopra c'è praticamente, una è la prugna, crisomola, la crisommola, sempre susina, è devagnolo. Albicocca. Cioè, no, dobbiamo vedere, papà. Praticamente ha fatto l'esperimento, papà. In un annesso di un albero ha fatto vari frutti. Dobbiamo venirlo a vedere. E niente, bello. Niente, se non ci succede delle grandi, No, niente. ti prego, no, che è troppo bello. Ok, poi. Niente, dobbiamo subirlo, purtroppo. Ah, mi dispiace, però. Va bene, poi. E niente, non c'è nient'altro, no? Sì? Niente, fichi dinghio, papà. Perché papà mette il sale? Papà, perché metti il sale? Perché cucina? Perché concimi così? No, è cucina. E concime il sale, papà? C'è Perché metti il sale, papà? Questo è solfato armonico, cresce subito. Ehi, cose chimiche che io non ne capisco. Ah, solfato armonico, io non lo sapevo sta cosa qua. È un concime. Ah, ho capito. Ah, alla fine sale, solfato armonico. Cioè, mio papà è ignorante, non sa una parola di italiano, però sa solfato armonico, hai capito? Io non lo sapevo. Proprio no, eh. Proprio no, c'è bello. Ah, pure là. Andiamo a vedere, andiamo a spiare, andiamo a spiare. Sinistra. Ah, sì. E poi, quello che cos'è? Quello che sta da quando mo, che cos'è? Ah, un ceppo di uva? Un ceppo di uva, quanto è bello. Si vede che non vengo da anni qua, eh. Ma se non ci vedi una campagna della vita. Col lavoro che faccio ormai mi sono distaccata da certi ambienti rurali. Vabbè, ok, oh, raga, ci salutiamo. Questa è tutta la campagna, il pezzetto di terra di papà, che è veramente la nostra ricchezza. Veramente una cosa bella, ero notte, veramente tanto tempo che non venivo qua, ma mi viene proprio da piangere, perché è bellissimo, sono proprio felicissima. E
Niente, vi saluto, spero che questo giretto insieme a me in campagna nel frutteto di papà vi sia piaciuto. Questi sono gli asparagi che mi ha fatto papà, che praticamente mi ha preceduto. Vabbè, non fa niente. Non ci siamo Non ci siamo organizzati bene, però comunque ci sono, cioè sono belle. Vi ho fatto vedere la pianta, vi ho fatto vedere come si decidono dalla piantina e che sono spinosi, mi raccomando. Si trovano in primavera praticamente, all'inizio della primavera si trovano queste bellissima verdura, no? Una verdura, una pianticilla, è un ortaggio. E niente, va. Mi saluta papà. Papà sta di là ad annaffiare. Vabbè, va, ve lo saluto io da parte vostra, dai. Grazie. Grazie pure a mio fratello che mi sta facendo da regista. Ciao a tutti!